sono in coda per scendere, spero almeno, a LHC. Questa è la fila per scendere giù nell'esperimento Atlas. Gli altri esperimenti dove si può scendere sono CMS e altro, visto che la coda è molto minore, ma qui siamo arrivati tutti col tram 18 da Ginevra e siamo tutti qui. Stiamo per entrare. Che roba pazzesca. Wow. È troppo grande, non ci sta. Ecco, questo è un pezzo dell'esperimento della macchina Atlas. Ecco, quello che vedete è uno dei buchi che hanno utilizzato per far scendere i pezzi della macchina, che poi però è stata assemblata qua sotto, perché è talmente grande che è una roba che non poteva essere portata. Ah! E questo è il tunnel a fianco dell'esperimento. Questo è il buco che vi ho fatto vedere, ma visto dall'alto, e quella è il disco che deve essere calato per rimpiazzare quello che vi ho fatto vedere prima. Alla fine abbiamo fatto 2 ore di coda per entrare. Però ne è valsa la pena, era veramente spettacolare. Adesso vediamo di andare a mangiare qualche cosa alla caffetteria, se non c'è troppa coda. Comunque le pizze qui alla caffetteria del CERN non sembrano male. Ho finito di mangiare alla caffetteria del CERN. Devo dire che sono rimasto impressionato confrontandola con caffetterie universitarie o mense. E devo dire che c'era un sacco di varietà. Ho preso una cosa simil thailandese molto buona. Questo invece è un pezzo dell'acceleratore lineare. Adesso sono in fila per entrare a vedere la fabbrica dell'antimateria. Qui producono l'antiidrogeno, che è formato da un antiprotone e un antielettrone, chiamato anche positrone. E lo scopo è cercare di capire se l'antimateria si comporta come la materia per certe cose. This plus and minus electric field that will slow them down. And so if you circle through this ring enough times, it will be slow enough for us. Qui per esempio usano gli antiidrogeno generati per vedere se si comportano alla stessa maniera dell'idrogeno con la gravitazione. Adesso stiamo entrando in un acceleratore spento. Ciao a tutti, questa mattina andiamo a visitare un altro esperimento che è quello di CMS, diciamo il rivale di Atlas, quello che abbiamo visto ieri. Credo ci sarà molta meno coda perché è un po' complicato arrivarci, ho dovuto prendere 2 navette. Come previsto all'esperimento CMS, che vuol dire Compact Moon Solenoid, c'è veramente poca gente perché è stato un po' complicato arrivarci. Adesso facciamo un giretto e poi andiamo sottoterra. Se siete qui oggi e dovete scendere giù nei vari punti d'accesso a LHC, ricordatevi che dovete avere le scarpe basse e chiuse, quindi niente ciabattine, niente sandali, niente tacchi a spine ovviamente.
Di solito a fianco dei siti d'accesso ci sono tutta una serie di attività anche per bambini. Qui per esempio costruiscono cose, queste probabilmente sono state costruite ieri, non è ancora aperto questa exhibition. Molti mi hanno chiesto cosa si fa qui. Allora, LHC è un grande anello, LHC sta per Large Hadron Collider, è una macchina che accelera degli adroni, che sono delle particelle, per esempio dei protoni. È un anello costruito 100 metri sottoterra ed ha la circonferenza di 27 km. Cosa succede in questa macchina enorme? Vengono fatti circolare dei protoni in direzioni opposte, grazie a dei magneti vengono accelerati, e a un certo punto, quando raggiungono un'energia sufficiente per effettuare l'esperimento, in alcune zone, in quattro zone se non ricordo male, dell'anello, vengono sbattuti uno contro l'altro. Quando due protoni in direzioni opposte con un'energia pazzesca viaggiano praticamente alla velocità della luce o poco meno, vanno a sbattere uno contro l'altro, si sviluppa un'energia pazzesca che può creare delle altre particelle. CMS è l'esperimento, diciamo, rivale di ATLAS. Ci sono due gruppi che sono in competizione tra loro, ma in realtà è la competizione scientifica, quindi insomma amichevole. Siamo sotto, a 97 metri. Ma che figata queste macchine pazzesche! Sembra di essere all'interno di un'astronave, è una roba veramente pazzesca. Ok, so this is the CM. You can see more why this is the barrel part of our carometer, because it really looks like a barrel also in the center part. You know, there was this plug over there that didn't necessarily look like a barrel, but here it looks like a. Qui c'è il magnete più potente al mondo, di quasi 4 Tesla. Qui a CMS, a differenza di ieri di Atlas, siamo riusciti proprio a scendere direttamente al livello più basso. È veramente impressionante, anche se è più piccolo di Atlas. And they have a resolution of 10 micrometers, so we can actually measure the thickness of the hair in the very center of the detector. Ritornati in superficie. Pensate che quando l'esperimento è in funzione ci sono milioni di collisioni di particelle al secondo e producono l'equivalente di 40 terabyte di dati al secondo. E questo non è possibile gestire via software in così poco tempo, quindi c'è tutto un hardware dedicato per filtrare le collisioni, gli eventi più importanti, per ridurre la quantità di dati che poi verrà trattata via software. Adesso abbiamo preso la navetta che ci ha portato al punto 6, P6, perché qui scendiamo nel tunnel di HC, quindi qui non c'è un esperimento, ma si può andare a accedere direttamente ai tunnel dove passano i protoni accelerati. Mentre sono in coda per scendere giù nel tunnel, volevo darvi qualche cosa da leggere per quel che riguarda il costo, perché ho ricevuto alcuni messaggi che dicono: vabbè, ma sono tutti i soldi buttati, cosa serve, no? Ecco, la ricerca per il cancro, sembra che tutta la ricerca debba essere per il cancro, vabbè. Polemiche a parte, no? In realtà questa è un'operazione mondiale che ovviamente è costata miliardi di euro, però se ci pensate, se confrontate quanto costa un chilometro della tua strada, se andate a fare i conti, vedete su Google quanto è costato tutto l'LHC e tutto il CERN, i confronti non sono poi così drammatici. Però vi lascio da leggere un articolo di Marco Del Mastro che ci sfoglia alcuni sassolini. Marco è un fisico che lavora qui a LHC, non l'ho ancora beccato, spero di beccarlo oggi ad Atlas quando ritorna a Meyrin. E niente, ve lo metto qua sotto, e se volete vedere quanto realmente dei vostri soldi sono andati in questa operazione mondiale. Io, per riprendere il sassolino di Marco, darei volentieri il mio 8 per 1000 a un'istituzione scientifica come il CERN o altre, però sapete che l'8 per 1000, che è obbligatorio, viene dato a una serie di chiese oppure allo Stato, e se il contribuente non segna niente, comunque il suo 8 per 1000 viene ripartito proporzionalmente a tutti i soggetti in base a cosa hanno ricevuto. E l'anno scorso la Chiesa, due anni fa, circa il 30% ha scelto la Chiesa Cattolica, per esempio. Quindi se voi non segnate nulla, il 30% del vostro per mille va comunque
non va di default allo stato. Vabbè, questa è una storia lunga, complessa, e ne parliamo un'altra volta. No, non vi dico a chi lo do, non mi interessa, non mi mandate i messaggi per dirmi a chi lo date voi, faccio solo notare che è obbligatorio e c'è solo lo Stato e una serie di chiese. Vabbè, insomma, non lo do né allo Stato né alla Cattolica. Qui è la spiegazione che c'è prima della discesa. Ci sta spiegando dei magneti superconduttori. Qui siamo sotto a 90 metri nel tunnel. Cioè stiamo entrando nel tunnel di LHC. Siamo nella zona di, insomma, il cimitero delle particelle. Quelle che non sono più utilizzate vanno a sbattere contro un blocco per fermarle e dissipare l'energia. Il blocco raggiunge, le temperature raggiungono anche 1000 gradi. Eccoci. Questo è il tunnel. So basically all of these pipes need to be under vacuum. We need like a very high vacuum, 10 to the minus 11 millibar. This is a weird number, doesn't say anything. Ribadisco un mio pensiero che ho detto prima, ma lo ridico. Anche se non ci fosse nessun tipo di applicazione medica, sarebbe comunque una cosa meritevole. Non è che tutto deve rivolgersi alla medicina. Perché mi chiedeva cos'era tutta quella carta stagnola, cioè, o meglio, sono fogli di alluminio che ricopriva tubi, apparati, cose di questo genere. Serve, ci hanno spiegato, quando ogni tanto viene tutto il tubatura, tutti gli apparati vengono riscaldati per eliminare le impurità, i gas, le cose che devono essere eliminate prima dell'iniezione di un nuovo fascio. E quindi usano, insomma, sostanzialmente l'alluminio come stufa, ecco, come forno. Comunque qui, a parte i fisici, devo dire che gli ingegneri si devono divertire un casino, perché c'è un lavoro di ingegneria, di costruzione di apparati, ma veramente pazzesco. Queste macchine alte decine e decine di metri, cavi dappertutto, ogni singolo centimetro cubo occupato da qualche cosa, veramente una roba pazzesca. Questa è l'ultima visita della giornata, questo è l'edificio di Atlas, la macchina che abbiamo visto ieri. Questa immagine è, l'edificio è, diciamo, circa la metà della grandezza della macchina che abbiamo visto ieri. Adesso invece andiamo nella control room. Quella struttura metallica che vedete è un magnete superconduttore, o meglio, quello che c'è dentro in Atlas è lungo 3 volte tanto ed è il magnete superconduttore più grande al mondo. E questa è la control room, che sembra quella dei film tipo War Games. So this is, if you haven't guessed already,